Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video. Vorrei aprire in bellezza questo 2020 con questo video, un argomento che ho avuto veramente a cuore nei mesi passati, ma che penso sia arrivata l'ora di parlarne esattamente adesso. Come potete leggere qui sopra o qui sotto, questo è il titolo che ho voluto mettere a questo video, ma non si riferisce assolutamente a una truffa da parte di Nintendo, che anzi in tutto questo non c'entra niente. Si riferisce a una truffa di Nintendo Switch attuata da terzi, console che tra l'altro in questo preciso istante sta vivendo il periodo migliore di sempre. Tutti la vogliono, ci sono tante opzioni d'acquisto su svariati negozi e soprattutto al momento ha venduto una cosa come oltre 50 milioni di console in meno di 3 anni. Risultati niente male, considerata la potenza appunto di quest'ultima. Le politiche però di Nintendo, sui prezzi perlomeno, non stanno bene proprio a tutti, e quindi si cerca assolutamente di risparmiare attraverso svariati modi. Data quindi questa esigenza di voler risparmiare e di tante persone di possedere la console, molti si tuffano sull'usato. Non è una novità infatti che tramite eBay, tramite Amazon, quando ci permette di acquistare l'usato o magari altri siti ancora, si possa risparmiare veramente tanto andando a acquistare gli usati. Tramite il mio Telegram ed Instagram, per esempio, tempo fa vi ho fatto vedere un'offerta di una Nintendo Switch usata su Amazon, acquistabile a circa 200 euro. Un'offerta niente male, considerato appunto l'assistenza che ci dà Amazon una volta comprato da loro. Ottimo prezzo e tra l'altro la certezza assoluta della piattaforma. Ma il problema non sono questi siti, che appunto sono colossi dell'e-commerce su cui tutti compriamo, ma altre meccaniche di cui oggi vi voglio assolutamente parlare per proteggervi appunto da questo genere di truffe e andare a acquistare sempre soltanto in modi sicuri. E a proposito di acquistare in modi sicuri, prima di procedere però vi vorrei parlare di Pepper, un sito web molto interessante per noi videogiocatori, ma non solo. Ho trovato questa applicazione tempo fa e ho iniziato a valutarla per parlarne, ma dato che mi hanno contattato loro direttamente, ho quindi deciso di farvi presente chi sono e cosa fanno, visto che su questo canale cerco di postarvi solo cose utili per risparmiare. In breve, è un sito web disponibile anche sotto forma di applicazione, sia per Android che iOS, che permette di trovare offerte sul web di qualsiasi natura, grazie alle varie sezioni dell'applicazione. In questo modo filtriamo le sezioni in base al nostro interesse, o alle categorie composti in tendenza. Per usarla non è necessario iscriversi per forza comunque, anche se per alcune funzioni bisogna assolutamente. Io l'ho scaricata e mi ci sono registrato molto dopo aver iniziato a utilizzarla. Ho usato Facebook, tanto ormai quasi tutti abbiamo i socials. La cosa interessante di questa applicazione è che è basata sulla community, noi stessi quindi. Chiunque può inserire offerte e segnalare la presenza di queste ultime, sia che siano semplicemente i 3 mesi di Spotify, sia che sia una Xbox in offerta su Amazon. Ognuno inserisce insomma quello che trova utile. Noi possiamo interagire eventualmente, una volta registrati, attraverso un sistema di votazioni e commenti, per far sapere un po' cosa ne pensiamo. Qualora trovassimo un utente particolarmente attento nel postare offerte, potremmo anche seguirlo. Fateci un pensierino nel caso vi interessino i videogiochi a 360 gradi. Mi sono capitate alcune offerte che altrimenti non avrei visto in alcun modo, e sicuramente le avrei perse. Tolta questa menzione, entriamo un attimo nel clou del video di oggi. Tramite il gruppo Facebook di Nintendo Player, dedicato totalmente a Nintendo Switch, spesso vedo gente che chiede consigli su offerte trovate tramite subito.it, sito dove si compra e vende principalmente cose usate, e tra l'altro in tutta Italia, comodamente. Spesso ho acquistato su questo sito e diciamo che un po' ci ho fatto anche il callo ad alcune meccaniche. Per quanto riguarda Nintendo Switch, solitamente le offerte principali prevedono a circa 180 euro la console usata pochissimo, 5 giochi o comunque anche accessori e in alcuni casi addirittura un pro controller. Non è quindi raro trovare questo genere di offerte, l'altro giorno mi ci sono recato e già soltanto nella primissima pagina ne ho trovate almeno 3. Ecco, a volte queste proposte di acquisto da parte di terzi sono molto molto comode, ma in alcuni casi rischiano di essere truffe. Mi sono messo in contatto personalmente tempo fa con una persona che volesse vendere la propria Nintendo Switch senza dock a circa 150 euro. Vi parlo del periodo antecedente a Switch Lite e del modello revisionato 2019. Ecco, come prezzo mi è sembrato onestissimo, perché questa Switch volevo utilizzarla semplicemente in giro senza dover importare quella che uso a casa e quindi lasciarla comodamente qua, non si sa mai succedesse qualcosa. Questa che uso a casa infatti la uso per registrare, mentre l'altra eventualmente l'avrei usata semplicemente per giocare dove capitava. Problema tra l'altro risolto con l'arrivo di Switch Lite, di cui sono molto soddisfatto. Procedendo però con le trattative di questa persona, quindi contattandolo in privato, dato che ha lasciato veramente pochissime informazioni, se non semplicemente un numero di telefono nella descrizione del prodotto, ho iniziato a vedere delle cose un po' strane, un po' bizzarre. Solitamente io acquisto soltanto con PayPal per un semplicissimo motivo: qualora ci siano problemi, sia io che il venditore siamo tutelati. La persona da cui volevo acquistare invece non possedeva PayPal
e nonostante gli proposi di appunto crearla gratuitamente, cosa che ci metti 5 minuti, e di pagare io stesso le commissioni aggiuntive che avrebbe preso eventualmente il sito, questa persona ha declinato totalmente la discussione. Ma anzi, mi ha semplicemente invitato a usare PostePay. Per chi non lo sapesse, PostePay per fare acquisti online è il male più assoluto. Non è tracciabile in alcun modo. Stai facendo semplicemente una ricarica e se la persona sparisce con i soldi, beh, tanti saluti. Ecco ragazzi, il problema sorge qua, in questi meccanismi che vanno a ripetersi in quasi tutti quanti gli annunci di questo tipo. Da questi pochi scambi di battute con queste persone, con questi rivenditori, capisci subito che ci sia una certa fretta nel ricevere il denaro. Non sono quasi interessati all'indirizzo di spedizione, non sono interessati alle metodologie, anzi vogliono cercare di accontentare il più possibile la persona con cui stanno parlando, dicendo semplicemente sì sì, lo spedisco come vuoi tu, bla 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 bla, ma ricaricami in fretta, li voglio subito questi soldi. In sostanza hanno una determinata fretta nell'ottenere subito il denaro ed eventualmente in alcuni casi sparire totalmente. Ad oggi in tantissimi mi avete contattato in privato per potervi quindi dare un'opinione per quanto riguarda alcune offerte e via dicendo, e il 99% di queste che mi avete mandato, purtroppo mi dispiace dirlo ragazzi, ma sono truffe. Non acquistate mai facendo ricariche PostePay alle persone, non acquistate mai quando si tratta di terzi facendo acquisti con metodologie strane che non sono tracciabili, usate sempre e solo PayPal, perché siete sicuri, date una percentuale che per quanto minima su grosse cifre pesa, ma almeno siete sicuri che in tutto questo non sarete fregati, perché avete un diritto a un rimborso eventualmente. Ma quindi per acquistare in sicurezza anche usato, dove andare a parare? Io solitamente quando si tratta sia di nuovo che di usato mi affido solo ed esclusivamente ad Amazon. È veloce, i prezzi sono sempre esageratamente convenienti e anche qualora costasse di più io mi ci affido totalmente per la garanzia post vendita. È incredibile. Per le console quando si tratta di cifre esagerate potete andare sul sicuro anche sull'usato, perché comunque avete appunto diritto alla garanzia post vendita. Fate attenzione però da chi acquistate, perché se è venduto e spedito da terzi è un po' diverso, se è venduto ma spedito da Amazon inizia già a cambiare molto la questione. Per i giochi invece solitamente, dato che io prediligo il digitale, vado sul sicuro su Instant Gaming, sito che mi permette tra l'altro di acquistare o preordinare i giochi all'uscita e pagarli molto molto meno, vi parlo di 48 euro al day one. Tolte le offerte del Nintendo eShop, penso che questo sia il posto migliore dove acquistare in digitale, perché in tutti gli altri posti, appunto il Nintendo eShop incluso, i prezzi tolte le offerte sono sempre altini. Vi parlo di giochi che costano ancora 60 euro nonostante siano passati anche anni. Anche le eShop card su questo sito sono scontate, quindi l'idea migliore sarebbe comprare le shop card su questo sito e poi comprare sul Nintendo Shop quando è tutto quanto scontato. È molto conveniente da questo punto di vista. In descrizione in caso vi lascio anche comunque sempre i link per entrare su quest'ultimo, su Instant Gaming, e anche spesso i link per acquistare su Amazon, quindi se vi serve qualcosa affidatevi a questi link e andate comunque sempre sul sicuro. Per quanto riguarda il resto ragazzi, vi dico sempre di fare attenzione. Non affidatevi a terzi in maniera così spudorata, perché non sempre hanno delle buone intenzioni. Logicamente se una persona vi propone anche di fare un controllo a mano velocissimo, non ci sono problemi, comunque vi presentate, vi vedete un attimino e risolvete tutto quanto così al volo. Invece quando si tratta di persone un po' più ambigue eccetera, cercate di scavare un po' di più con le domande, perché sicuramente se hanno qualcosa da nascondere o idee strane lo capite subito da come si pongono, come nel mio caso con quella persona che cercava di insomma ottenere i soldi il prima possibile. Vorrei chiudere qua comunque questo video, vi ringrazio infinitamente per la visione, vi lascio in descrizione tutti i link utili di tutte le cose di cui ho parlato in questo video, soprattutto la menzione che vi dicevo prima, e non dimenticatevi assolutamente che quando si tratta di questi acquisti dovete assolutamente tutelare prima di tutto voi stessi. Vi ringrazio nuovamente per la visione, dei mi piace, dei commenti, tutte le cose che vorrete scrivere qua sotto nei commenti, fatemi sapere se vi è mai capitato di essere truffati o che qualcuno ci abbia voluto provare, e vi aspetto quindi in un prossimo video il prima possibile sul mio canale direttamente domani. Alla prossima!